Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Non smette mai di stupirci Ilaria Salis, che da poco è divenuta europarlamentare, che nell'estate 2024 si è ritirata in montagna dopo il durissimo lavoro da europarlamentare. Ebbene, in una delle sue più recenti uscite, riportate da alcuni quotidiani nazionali, ella ha sostenuto che bisognerebbe superare le carceri, sic. Detto altrimenti, secondo Ilaria Salis, il sistema delle carceri è sbagliato, deve essere abolito o comunque superato, poiché è inadatto, a una società equa e giusta. Ora, se ragioniamo in termini utopici, degni dell'anima bella di hegeliana memoria, si può anche concordare: in una società giusta non esisterebbero più le carceri. Ma attenzione, non esisterebbero più le carceri perché non esisterebbero più i reati. O più precisamente, la società giusta sarebbe quella in cui i cittadini fossero finalmente corretti, onesti, probi, integri. Indi per cui il progetto di Ilaria Salis, così come lo ha delineato un po' in maniera grossolana, è una follia da anime belle, a nostro giudizio, da che abolire le carceri senza abolire i reati significa lasciare i delinquenti all'aria aperta e dunque fare in modo che essi possano continuare a delinquere, almeno questa è la nostra opinione. Quindi, se davvero si vuole abolire il sistema delle carceri, bisogna anzitutto educare i cittadini e fare in modo che non commettano più i reati. Questa mi pare la sola via percorribile, per quanto va detto largamente utopica.